In occasione della festa di San Valentino, il vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, incontra alla chiesa di Sant'Antonio i fidanzati. I valori sono quelli che il Signore Gesù, per una famiglia cristiana, quelli che il Signore Gesù ci ha indicati. Quindi la semplicità della vita, l'attenzione all'altro, il promuovere sempre il bene, far crescere il bene e tanti altri. Sono quei valori che permettono alla persona di sostenere l'altro e reciprocamente camminare insieme. Nella vita della coppia, al di là della passione, no? Che contempla proprio la fisicità del sentimento, ci vuole essere questo trasporto, questo andare incontro all'altro, quel volere il bene dell'altro, addirittura fino a dare la propria vita. E l'amore, che poi è la carità, viene da Dio, perché noi che siamo cristiani siamo convinti che ogni amore è una rappresentazione del suo amore. Oggi abbiamo pregato con i fidanzati, con un bel gruppo di fidanzati insieme al vescovo e a nome nostro, ma anche di tutti i fidanzati, ecco, perché è importante formare una nuova famiglia fondando sulla roccia, cioè sulle cose essenziali. La roccia chi è? È nostro Signore. Se noi la fondiamo sull'ideologia, sulle cose pratiche, sulla cultura dell'avere semplicemente, senza avere questa disponibilità al dono che è amore, le cose poi non vanno bene. La prima difficoltà, la coppia, diciamo, scoppia, come si dice. Noi durante i corsi di preparazione al matrimonio approfondiamo diversi aspetti della vita matrimoniale, ovviamente partendo da un'ottica di fede, perché quello che deve essere chiaro è la fondamentale diversità che c'è tra celebrare il matrimonio come sacramento e un semplice matrimonio civile. Nel primo la base le due colonne, potremmo dire, ecco, portanti, fondamentali, sono l'amore e la fede. Scoprire nella propria esistenza la presenza dell'amore di Dio, che poi si incarna, si fa visibile, si storicizza attraverso l'incontro con quella persona con la quale si comprende, si possa condividere l'esistenza. E poi anche come altro consiglio che io do sempre è quello di prendere sempre sul serio le esigenze dell'altro e mai perdere di vista il bene di entrambi. D'altronde la parola coniuge in fondo significa questo, significa portare lo stesso peso, riconoscere lo stesso legame, riconoscere lo stesso percorso da fare insieme.